Ciao a tutti, più vuoi l'amore e meno l'avrai. Questo sembra un paradosso perché normalmente noi crediamo che un atto di volontà ci permetta di ottenere un risultato, cioè uno dice voglio questo e se lo voglio intensamente l'avrò. Ah, invece è vero esattamente il contrario, più tu vuoi qualche cosa, meno possibilità avrai di averlo e più il tuo sforzo cosciente, logico e razionale sarà direzionato verso un qualcosa, meno probabilità avrai di averlo. Anzi, è molto probabile che otterrai esattamente il contrario. Persone che vogliono l'amore non lo otterranno, proprio per una legge quasi matematica, diciamo, che sembra paradossale, ma funziona in questo modo. E perché funziona in questo modo? Semplicemente per il fatto che il tuo atto di volontà di decidere di volere qualche cosa e quindi avere un bisogno di quella cosa è come se comunicassi, diciamo, analogicamente alla tua sfera emotiva che se ti farà fallire lì dove logicamente tu vorresti riuscire, si prenderà un sacco di emozioni. È come ma vale anche la nostra parte emotiva, agisce anche nella cellula, agisce anche a livello organico. Pensate agli uomini che con le donne che non interessano non hanno nessun problema, sia nel conquistarle sia nell'atto sessuale, nella copula, diciamo, nella fornicazione. Mentre invece con quella che vanno a identificare come la madre dei loro futuri figli, la donna della loro vita, con quella, manco con un boccettino di Viagra intero, riescono a combinare qualche cosa. E questo sembra una cosa paradossale, sembra una cosa assurda, perché uno dice: ma cavolo, quella è proprio quella che desidero, ma perché? Con le altre sì e con questa non no. Perché il tuo atto di volontà è semplicemente un atto, uno sforzo che avviene a un livello consapevole. E allora la parte emotiva, che invece si nutre di tensione emozionale, se ti fa fallire lì dove logicamente vorresti riuscire, lei, la parte emotiva, che non distingue bene da male, che non distingue piacere da sofferenza, si becca un sacco di emozioni. È come, che ne so, il conferenziere che prova la conferenza da solo e tutto gli va bene, perché non c'è carico tensionale, non c'è emozione. Nel momento in cui deve fare la stessa conferenza che si era programmato davanti a una platea di persone, lì non gli vengono le parole, balbetta, arrossisce, insomma fa una brutta figura. E la parte emotiva si nutre di brutte figure anche, si può nutrire di impotenza nel caso dei maschietti, e non è che l'impotenza è selettiva, che con una sì e con l'altra no. Cioè, è selettiva la parte emotiva che ti fa fallire lì dove logicamente vorresti riuscire. E quindi questo è proprio diciamo, un dato di fatto. Per cui sembra paradossale, ripeto, ma più tu sei dedicato, focalizzi la tua intenzione su qualcosa, meno possibilità hai di ottenerla. E questo è esattamente il contrario di quello che dicono, ad esempio, tutti i fautori del pensiero positivo che dicono pensa qualche cosa e vedrai che questa cosa si avverrà. Col cazzo, tu pensi qualche cosa e si avverrà al contrario di quello che hai pensato. Ci saranno buone probabilità che non si avveri, perlomeno. È proprio per il fatto che se noi vogliamo raggiungere qualche cosa non serve a nulla l'intenzione, non è che uno può decidere qualche cosa e questo qualcosa avviene. E perché non hai gli strumenti? Per poter ottenere qualcosa devi muovere gli strumenti, devi muovere quella parte di te che invece ha le possibilità di farti ottenere qualcosa. E non è l'intenzione, non è la volontà, è semplicemente l'emotività, è semplicemente l'inconscio. E allora è lì che devi andare a trovare le tue risorse. È lì che devi andare a lavorare per poter ottenere un'alleanza preziosa con chi ha il potere. Il potere dentro di te non ce l'ha la forza di volontà. La forza di volontà è molto limitata. Pensa a una persona che decide di fare la dieta e si mette lì a fare la dieta, decide domani faccio la dieta e domani gli viene un'angoscia tale che finché non svuota il frigorifero non è contenta la sua parte emotiva. E il dato di fatto è che quindi è la parte emotiva. Devi dargli un altro nutrimento affinché non si prenda i nutrimenti sui fallimenti. E che nutrimenti devi dargli? Beh, ci sono due metodi fondamentali. Il primo è uno stile di vita emotivamente appagante, perché se è uno stile di vita emotivamente non appagante, sarà, come dire, saranno l'emozione, questa parte inconscia,
le emozioni se le procura comunque. Il modo migliore per procurarsele è farti fallire lì dove logicamente vorresti riuscire. Cioè, se ti fa fallire lì dove tu vorresti riuscire, si vive una forte emozione. Allora, se quella cosa lì invece non è un tuo interesse, non ti farà fallire lì. Lì ti farà riuscire, perché non si becca delle emozioni. Infatti, quello che io dico sempre, se tu riuscissi a trattare le persone che non ti interessano come tratti quelle che ti interessano, saresti un seduttore naturale formidabile. Infatti i narcisisti sono dei seduttori naturali e naturalmente formidabili, perché non interessano gli altri, non ne frega assolutamente niente degli altri, sono interessati soltanto a se stessi fondamentalmente, per cui trattano gli altri come se non interessassero, perché di fatto non interessano. E quindi hanno questa capacità naturale di sedurre, mentre invece se una persona ti interessa, a quel punto lì sbaglierai tutto, perché la tua sfera emotiva non ha nessun interesse nel farti conquistare chi desideri, perché se te lo facesse conquistare finirebbe il carico tensionale, finirebbe l'emotività, per cui lì ti fa fallire e ti fa conquistare quelli che non desideri, perché non c'è carico tensionale, non c'è interesse. Quindi la capacità è quella di non avere dei bisogni, non avere delle necessità. Più hai necessità, più meno riuscirai a soddisfare queste necessità. Ora dici, ma se non hai nessuna necessità? No, devi avere dei sogni. Il sogno è un qualcosa di importante che dà motivazione, ma il sogno non deve essere focalizzato su Mario Rossi piuttosto che un altro. Il sogno deve essere un moto propulsore, che è un sogno si manifesta soltanto se è condiviso dalla sfera emotiva, altrimenti è un'esigenza. Cioè, la differenza tra sogno e esigenza è questa. L'esigenza è logico, razionale e non supportata dalla sfera emotiva. Il sogno, il desiderio, chiamiamolo così, invece è della sfera emotiva. E quindi è la sfera emotiva ha sempre desideri. Purtroppo non sono quelli che vuole anche la parte logica, per quello che si realizzano quelli che vuole la parte emotiva. E anzi, se la parte emotiva non ha un sogno, trova il suo sogno nel farti fallire lì nell'esigenza logico-razionale. Per cui il metodo è quello del riprogrammare, se vogliamo, la sfera emotiva, per far sì che il sogno della sfera emotiva sia lo stesso desiderato, diciamo, dalla sfera logico-razionale. Allora sì che conquisterai, allora sì che avrai il potere, o perlomeno ottimizzerai le possibilità e avrai tutte le tue energie a disposizione finalizzate, focalizzate sul raggiungimento di quell'obiettivo, di quel sogno, di quel desiderio. E questa è la cosa veramente importante. Dobbiamo creare un'alleanza interiore, cioè dobbiamo essere armonicamente sintonici, perché se siamo disarmonicamente distonici, diciamo così, non riusciremo mai. È come se remiamo per andare in una direzione, ma le correnti sotterranee sono molto più forti, ci fanno andare nella direzione opposta. Quindi la creazione di un'alleanza è il vero moto propulsore, e puoi crearti l'alleanza se riesci a entrare in contatto con la sfera emotiva. E sono due le modalità: uno nell'avere uno stile di vita pagante, quindi iniziare ad essere emotivamente pagante, perché se tu hai uno stile di vita emotivamente pagante è come se comunicasse alla parte emotiva: guarda che io ti do delle tensioni, ti do delle emozioni, ti do soddisfazione da un certo punto di vista, e quindi già si crea un'amicizia, no? È come due amici che si scambiano dei favori reciprocamente e cementano ancora di più la propria amicizia. Tu fai dei favori alla parte emotiva e lei farà dei favori a te. È un do ut des, fondamentalmente, solo che non avviene a livello logico-razionale, non avviene con uno scambio di servizi logico-razionali, ma avviene attraverso uno scambio emotivo. Tu dai emozione e la parte emotiva ti darà il servizio che tu richiedi. L'altro modo è quello di andare a eliminare all'origine quelli che sono i blocchi e quelli che sono i desideri, diciamo così, deviati della parte emotiva, potremmo definirli così, deviati perché non piacciono la parte logica. Quindi ristrutturare la sfera emotiva finché non siano più desideri deviati, ma siano desideri coincidenti con quelli logico-razionali. Di nuovo, in questo caso avrai la massima opportunità. Il top è quello di mettere in atto entrambe le strategie, cioè andare a riprogrammare la parte emotiva, le credenze profonde, e contemporaneamente avere uno stile di vita pagante. In quel caso lì avrai a disposizione tutte le tue risorse. Dentro di noi ci sono davvero enormi risorse che ci permettono di raggiungere veramente ogni obiettivo, ogni risultato.
E se non esiste una soluzione logica, esiste sempre una soluzione non logica, cioè nel senso che nel momento in cui per qualche motivo non riuscissi a raggiungere quel risultato, la parte emotiva andrà subito a cercare su un altro bersaglio, perché una volta che è l'altra della parte logica, tu ti concentrerai su qualcos'altro e questo qualcos'altro arriverà per legge d'attrazione. Come dire, se tu fai tutte le cose fatte bene, e semini, concimi e aeri, può darsi che un raccolto vada male, perché magari quell'anno lì viene la grandine, però poi se continuerai, alla fine otterrai il risultato voluto, un po' come dire, una squadra che si allena forte, i giocatori forti si allena sempre, potrà perdere una partita, però potrà perdere anche due, ma poi costantemente, per legge dei grandi numeri, avrà più vittorie che sconfitte. Questo è quello che dobbiamo imparare a fare. Tutto questo e anche altro lo spiegherò in un seminario, approfondirò, qualcosa ho trasmesso venerdì 28 ottobre a Torino presso l'educatore della provvidenza in corso 3013. Il titolo del seminario è Fai volare la tua autostima per conquistare chi desideri, perché è ovvio, tutto parte da noi. Se non abbiamo autostima, se non amiamo noi stessi nel modo giusto, cioè amare se stessi significa amare proprio quella parte emotiva che spesso viene bistrattata, non riuscirai ad ottenere assolutamente nulla. Quindi venerdì 28 ottobre a Torino, educatore della provvidenza, corso 3013. 28 aprile, venerdì 28 aprile a Torino alle 20.45 presso l'educatore della provvidenza. Chissà perché 2017, 28 aprile 2017, venerdì 28 aprile 2017. Il riferimento è comunque il numero 333-1511703. Quindi ti aspetto a Torino venerdì 28 aprile 2017 presso l'educatore della provvidenza in corso 3013. E ti ricordo inoltre che se ti iscriverai al mio canale YouTube avrai la possibilità di vincere dei corsi gratuiti con me che potrai scegliere se fare dal vivo o se fare da video. Quindi iscriviti al mio canale YouTube. Ciao!